Ragazze e ragazzi di Bass Your Life, bentornati sul canale. Oggi voglio farvi conoscere e sentire un nuovo basso. Siamo in casa Reverend e il basso si chiama Basshauser Fatfish 32. Come per il fellowship di Michelle, anche lui appartiene alla categoria Signature. Il bassista che ha concepito insieme a Reverend questo bellissimo progetto si chiama Brad Hausers, spero di averlo pronunciato bene. È colui che negli anni 90, insieme a Eddie Brickell, ha fondato la band. Il brano forse più celebre di Eddie Brickell è What I Am, che fa più o meno così. Ma dopo le dimostrazioni sonore, ora partiamo direttamente a parlare del basso. La prima cosa che non possiamo non notare, appunto, di questo splendido strumento, qual è il posizionamento di questi due pick-up, perché solitamente sui bassi tradizionali e storici troviamo l'humbucker al ponte e lo split coil al manico. Reverend, insieme ovviamente all'esigenza del musicista, ha deciso di inserire entrambi in un unico strumento questi due pick-up e di invertirli di posizione. L'elettronica è un'elettronica passiva, si presenta con volume, tono e blend, quindi selezione del pickup con questo bel potenziometro nero. Il legno utilizzato per questo basso è legno di Corina, è un semi hollow, vedete che qua è bucato, quindi è decisamente più leggero e ha un fondo in acero. Ponte solido come per il modello Signature Fellowship di Michelle, anche questo è un ponte che ci permette e ci dà la possibilità di inserire a seconda delle nostre esigenze le corde in due maniere, nella maniera tradizionale per avere più attacco oppure corde passanti per avere un pochino più di sustain. Forma del corpo contraddistingue il marchio Reverend, battipenna a tre strati, sicuramente per proteggere il top dallo slap assassino, quindi dagli eventuali graffi, ma anche per pareggiare questo scalino. Si è deciso quindi di costruire questo basso con una sezione centrale più ampia, proprio per aumentare la massa corporea, mentre le parti esterne sono più sottili per generare più risonanza e più armoniche. Tastiere in acero con binding neri, tranne che per il primo tasto dove si è deciso di inserire questo disegno particolare. Sui lati un binding nero davvero molto molto elegante che va ad arricchire la bellezza di questo strumento. Naturalmente i dots, quindi i puntini di riferimento per non perdere mai il filo del nostro discorso. Il manico è un manico in 5 pezzi, acero e noce. I legni sono tagliati longitudinalmente per evitare le torsioni. Il controllo del truss rod non avviene qua, ma avviene naturalmente qua sulla paletta. Una paletta reverse, meccaniche Ipshot ultralight, davvero molto leggero per la sua grande potenza. È uno strumento a scala 32, poco più lungo rispetto ad un Mustang. Davvero molto molto comodo e non mi resta che farvelo ascoltare. Thank you.
Infinito.
Ringrazio ancora una volta Backline per avermi fornito di questo splendido oggetto e per averci dato la possibilità di farvi ascoltare il suono di questo basso. Visitate il sito www.backline.it per maggiori informazioni. Se il video vi è piaciuto, rinnovo l'invito a mettere like, condividere ed eventualmente anche commentare scrivendo sotto quello che vorreste sentire per i prossimi video test. Da Simone Rubinato, staff member Bass Your Life, è tutto. A presto ragazzi, ciao!